Sonia, quali sono le principali ripercussioni secondo lei della riforma costituzionale su territori come quelli delle province, che saranno, se passerà la riforma, le aree vasche? Soprattutto il punto fondamentale è l'abolizione praticamente totale delle regioni, perché la proposta che viene fuori sulla riforma costituzionale è di togliere competenze alle regioni, ma soprattutto di andare allo scontro frontale governo nazionale e regioni. Questo è uno dei punti fondamentali, vabbè, tutto il resto è escluso, naturalmente il falso mito del risparmio e di tutte queste cose. Noi questa riforma qui l'avevamo già fatta, l'avevamo fatta con la devolution, e allora facevo parte della segreteria politica di Calderoli, per cui era allora il vero referendum, la vera riforma per il cambio delle cose. Ecco, ma i contenuti sono gli stessi oppure no? Perché l'obiezione che viene fatta da parte di coloro che votano sì è perché adesso invece votano no ad una riforma che avevano sostenuto, e quindi dicono non siete più d'accordo con ridurre i parlamentari, con ridurre i costi della politica. No, beh, ma perché la nostra era declinata in maniera diversa, c'era un risparmio molto maggiore di parlamentari e di senatori, si andava veramente a un senato federale. Allora venne bocciata perché, da loro, perché si diceva che comprendeva troppo potere da parte del primo ministro, del presidente del Consiglio. In questo caso invece il combinato disposto, la riforma istituzionale e la nuova legge elettorale porterebbe un uomo solo al comando, come già è uno che fa anche segretario di partito.